Siete abbastanza caldi, siete abbastanza pronti per incominciare a fare delle ricette con i pesci poco conosciuti, ma tanto buoni dei nostri mari. Quindi oggi faremo soasi con olive da giasche e limone. Adesso, gli ingredienti. Qui abbiamo il nostro cipollotto, non manca mai, l'aglio, che te lo dico a fa, quando manca. Poi limoni, olive da giasche e nocciole sott'olio di Sommariva. Poi qui abbiamo questi pescetti che si chiamano in vari modi. Si chiamano soasi, si chiamano anche in maniera fighe. Sì, anche fighe. Poi farina 00. Poi abbiamo l'olio di sempre di Sommariva e poi abbiamo il vino, ragazzi, il vino nero del nostro amico Imperatore. Iniziamo subito. Puliamo, prendiamoci il pesce, va bene? Forza, ritmo, quello giusto, no? Lo faccio vedere? Allora, io che faccio? Da selvaggio, apro così, vediamo le branchiette. Ciao branchia, come stai? Eccola qua, tiro fuori col ditino così delicato e tiro anche fuori gli organi interni, vedete? Fega tutto il resto. E questo è pulito. Poi, ne facciamo un altro, faccio vedere? Guardate, uno a largo, dito che va così, senza pietà. E puliamo bene, eccoci qua, perfetto. Poi se rimane qualcosetta, io vado col ditino, che c'è qualcosa? No, non c'è niente, tutto uscito, vai, perfetto. Poi procedo con le altre. Qui vedete, guardate che bello, è trasparente questo pesce, guardate la freschezza, ci sono anche le uova qui dentro. Questo pesciolino che voi tante volte ho visto passare davanti al banco del pesce, no? Se non sono spigolorate non vi fermate, basta, dobbiamo comprare il pesce nostro, ragazzi. Allora, il prezzo qui andiamo a secondo le parti d'Italia, perché sennò cominciano a dire dalla Sicilia ma qua costano poco, da Milano qua costano tanto. Allora, il prezzo oscilla dai 7-8 euro fino ad arrivare a 15, a secondo i mercati. Si usano normalmente le pezzature più piccole, si usano normalmente per fare la fritturina di paranza. Quando li vedi così grossi, prendili, perché queste sono meglio di quelle sogliole che compri dall'Olanda, capito? Perché del nostro mare, il migliore mare del mondo. Andiamo avanti, sciacquo. Allora, sciacquate, perfette. Adesso, l'aglio, qua. L'aglio lo sapete, non transigo, eh? L'aglio deve essere buono, quello italiano, quello giusto. Poi, olio. L'olio, che vuol dire a fa? Quindi abbiamo comprato un pesce economico ma di grandissima qualità, perché è roba italiana. L'olio deve essere questo, roba italiana, insomma arriva perfetto. Poi aglio, accendiamo la padella al massimo. Gattino, hai sentito l'odore del pesce? Lo metta te possino. Come? C'è il pescetto? Ti piace il pescetto, eh? Roma! Fate dorare leggermente l'aglio. Nel frattempo io preparo il cipollotto. Zacca. Già tutto lavato, pulito. Lo taglio sottile. Allora, a me piace. Devo mettere il limone, devo mettere le olive. E c'è, ci sta benissimo anche questo. Guardate il verde. Il verde lo metteremo verso proprio l'ultimo. Ecco, perfetto. Lo tagliamo tutto quanto insieme. Vai. Poi, pesciolini. Prendo un container più grande. Allora, nello stretto in cucina non si lavora, si lavora nel comodo. Vado. Una piccola infarinata. Qui, avete problemi con la farina 00? Non c'è problema. Anche la farina di riso è perfetta. Vado. Allora ci siamo. L'olio ci deve essere, ragazzi. L'olio deve essere, ragazzi. Pesce tutto intero. Allora, ma sti filetti di pesce, ma quando si sono palesate realmente? Adesso andiamo sempre, tutto deve essere sfilettato. Tutto deve essere... Ragazzi, perdiamo la metà del gusto. È come la bistecca. La lisca è come l'osso della bistecca. È più buona la bistecca con l'osso o senza? Bravi, avete capito tutto quanto? Senti che profumo, vai. Questo pesce anche per i bambini glielo spinate bene bene, dopo cotto, vedi Mariuccio come lo mangia.
Qualcuno dirà, ma non ci si mangia tutto. Ma non è vero, eh. Solo roba buona. Solo roba buona ti mangia, si mangia tutto. Ok. Adesso. Dobbiamo profumare. Con che cosa? Limone. Vai. Vai. Così. La buccia. Senti, senti qua. Allora, vedi quanto sono brutti questi limoni? Ma non potete capire quando io faccio così il profumo che emana questo limone. Allora, a me piacciono, quando metto la farina ci sia un po' di crosticina, ok? Quindi la crosticina di pezzi. E poi il gelato. Giriamo, vediamo che è successo. Vediamo se è come piace a noi. Oh, sì, 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 sì. È come piace a noi. Ah, questo è un pochino di meno perché sta fuori centro. Vai, così, bello. Bello! Adesso un po' di cipollotto se vi piace, eh? Non è obbligatorio. Poi quello che vediamo durante il pasto mettiamo anche dentro al piatto. Gnocchi, perfetto. Gli imperatori, eccolo qua. Adesso, con tutto questo profumo, con tutta questa verdia, mettiamo un po' di sale buono, anche questo italiano e non quella roba colorata. Poi due olivette. Adesso ci sono le olive, ma quando usate queste olive non c'è per nessuno, mi dispiace per voi, e voi potete anche voi comprarle dal mio amico Agostino Sommariva usando il mio stesso sconto Chef Max 10. Ricordate questo numero, non giocate all'otto per piacere, se lo facciamo a mezzi, eh. Guardate che bello sto piatto, eh? Già è bello qua dentro, io servirei a tavola così, che dici camera woman? Allora poi un po' di pepe, bello, e adesso con il limone che abbiamo tolto la buccia facciamo così, bagniamo così, mamma mia. Ghiaccio bene bene. Mamma mia, che bello. Guarda che bello, si sta a fare la cremetta. Ma che vogliamo di più? Oh, c'è tutto. C'è il nostro mare. Ci sono rive della Liguria, i limoni di Sorrento. E volete di più? E c'è il vino del Lazio. Che volete di più? Che buono, sta dando schifo. Sto parlando troppo. Che perfetti, ragazzi. 5 minuti sono cotti. Ma in questi 5 minuti non dovete stare fermi. Muovete. Con le gambe e con la bocca vuota. Ragazzi, per me è pronto a occhi e croce, però vediamo. Allora, non dovete girarlo più di una volta, eh? Una volta solo si gira, stop. Allora, normalmente con la spina dorsale, quando si stacca bene, il pesce è cotto. Vediamo un po' così con la... insomma, brucio proprio, non brucio oggi. Perfetto. Vediamo un po' se è vero. Uno lo sacrifichiamo? Lo sacrifichiamo? Allora, ecco il crosticino. Guarda, guarda, allora guardate l'umidità, guardate, guardate che filetto bianco. Ah, siete invidiosi, eh? Guarda qua, guarda qua, guarda che filetto. La robaccia d'allevamento. Se devo mangiare la roba d'allevamento, questo ci dobbiamo mangiare. Capito? Sarà proprio contento il vostro pescivendolo. Buonissimo, impiattiamo adesso, mamma mia, è buono. Il colore del mare, eccolo qua. Mamma mia, guarda che robetta, ragazzi. Beh, così. Salsetta.
Allora, guardate che bel piatto, semplice, 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 ma tanto, tanto gusto. Mo' assaggio io, perché prima non ho assaggiato, era una finta quella, no? Vado, levo la gaccetta qua. Ah, così, guardate, vedete come si leva? Come avvia la ciccia? La cosa fondamentale è quando il pesce è fresco, di qualità, anche non essendo un pesce pregiato, è fantastico, ragazzi. Una bontà assoluta, ragazzi. Non potete capire. Buono. Comprate pesce diverso da quello che comprate normalmente. Un bacio e un abbraccio da Casa Mariola. Buono, mamma mia. Camera 1, una cosa fantastica, eh? Passa già. Quindi, da domani, quando passate davanti al pesce vendolo e ci sta quel pesce che guarda così, che è questo qui, mi raccomando, subito dici, bello, me lo prendo, perché mi ha detto Max che si cucina in questa maniera. Fatelo, è buonissimo, una bontà, che vuol dire che fa? Anche per i bambini, buonissimo!